Oggi ho preparato per voi una ricetta speciale, l'ho chiamata crostata invernale perché è fatta con alimenti che richiamano la stagione fredda, come le nocciole, il cioccolato fondente, la marmellata d'arancia. È una ricetta veramente particolare e profumata. Adesso vi faccio vedere il procedimento e vi illustro tutti gli ingredienti necessari per realizzarla con il vostro Messer Cuisine Connect, ma come sempre anche con il vostro Messer Cuisine Plus. Ecco gli ingredienti per preparare la nostra crostata ripiena di cacao e nocciole con marmellata di arance. Allora, innanzitutto per la preparazione della frolla ci occorrono 200 g di burro morbido, 120 g di zucchero, 30 g di tuorli che corrispondono all'incirca a un uovo e mezzo, 25 g di miele, 250 g di farina e un pizzico di sale. Per il nostro ripieno invece ci occorrono 50 g di tuorli, 75 g di albumi che andremo a montare a neve, 50 g di zucchero a velo, 10 g di miele, 20 g di cacao amaro, 120 g di nocciole, 5 g di lievito per dolci, 50 g di burro che andremo a fondere e 90 g di cioccolato fondente, andremo a fondere anche questo. In più marmellata d'arance amare, 150 g. Adesso procediamo come prima cosa alla preparazione della pasta frolla. Per la preparazione della pasta frolla la prima cosa che faremo è mettere 120 g di zucchero all'interno del boccale e andiamo a polverizzarlo, impostando 10 secondi a velocità 10. Parto progressivamente da velocità 4 e arrivo a velocità 10. Quando il nostro zucchero è polverizzato, andiamo ad aggiungere i tuorli, poi andiamo a mettere il burro che è morbido, lo faremo a piccoli pezzetti, il burro, finito di mettere il burro aggiungiamo la farina, il miele ed il pizzico di sale. Dopodiché andiamo ad impostare la funzione impastare per due cicli da 45 secondi l'uno. Metto il sale. Quindi abbiamo detto funzione automatica impastare per due cicli da 45 secondi. Diamo il via al primo ciclo. Il primo ciclo è terminato, diamo il via al secondo. Anche il secondo ciclo da 45 secondi è terminato, adesso formiamo una palla con il nostro impasto, lo mettiamo a riposare e ci dedichiamo alla preparazione del ripieno. Questo è l'impasto, adesso lo compattiamo con le mani e lo mettiamo a riposare un pochino in frigo. Mentre la nostra frolla si sta preparando, procediamo a preparare il ripieno. Allora, abbiamo precedentemente montato a neve gli albumi e abbiamo fuso cioccolato e burro. Noi lo abbiamo fatto in un pentolino a parte. Voi potete farlo direttamente nel boccale impostando 50 gradi per 5 minuti a velocità 1. L'unica inconveniente è che poi dovrete di nuovo lavare il boccale prima di procedere alla fase successiva. Per evitare di fare questo passaggio, noi abbiamo fuso tutto in un pentolino. Adesso andiamo a mettere nel boccale le nocciole, il cacao ed il lievito ed andiamo a polverizzare il tutto impostando 10 secondi a velocità 10, partendo sempre progressivamente da 4. Quindi 10 secondi,
velocità 10, ma partiamo da 4 ed aumentiamo progressivamente. Vediamo il risultato e lo mettiamo in una ciotola. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Adesso andiamo a lavare di nuovo il boccale perché procediamo a montare i tuorli con lo zucchero. Per questo ci occorrerà anche la farfalla o accessorio mixer. Quindi, lavato il nostro boccale, procediamo a mettere i tuorli con lo zucchero a velo e montiamo l'accessorio mixer. Ed impostiamo 5 minuti a velocità 4. Velocità 4, 5 minuti. Finito di montare i tuorli, togliete la farfalla ed andate a mettere nel boccale il composto di cioccolato, di cacao, scusate, nocciole e lievito, il burro del cioccolato fuso ed il miele. Dopodiché chiudete di nuovo il coperchio ed impostate 40 secondi a velocità 3. Andiamo via. Il nostro composto è pronto, lo andiamo a mettere in una ciotola perché adesso dobbiamo incorporare con molta delicatezza gli albumi. Nella ciotola. Questo è il composto. Adesso incorporiamo delicatamente gli albumi un poco alla volta. Vedete, il composto si è molto ammorbidito. Ha assunto una consistenza pastosa, ma ancora comunque abbastanza compatta. Poi lo dovremo andare a spalmare all'interno della nostra crostata. Il composto è pronto, procediamo con la stesura della frolla all'interno dello stampo che abbiamo precedentemente imburrato. Quindi dividiamo l'impasto all'incirca a metà, ne lascio poco più per la base, che ci sono anche i bordi, e lo andiamo a stendere all'interno di una pirofila, di una teglia imburrata del diametro di 18 cm, facendo dei bei bordi alti che arrivino fino al margine superiore della nostra teglia. Foderata la teglia, andiamo a cospargere la base con un po' di marmellata di arance amare. E mettiamo un velo proprio per insaporire, per dare quell'aroma agrumato alla nostra crostata. Messa la marmellata, andiamo a versare l'impasto che avevamo preparato con il messier. Cerchiamo di spalmarlo in maniera abbastanza omogenea e adesso con la restante frolla
andiamo a fare una copertura per la nostra crostata. Ho terminato la decorazione, ho fatto una decorazione con i cuori, come vi dicevo, e adesso vado ad infornare a 180 gradi in forno statico per 30 minuti. Ecco sfornata la nostra crostata, se volete potete anche decorarla con dello zucchero a velo, altrimenti è buonissima anche così. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, che sia stata chiara e vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it, sul nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia e soprattutto ad iscrivervi al mio canale In Cucina con Messier. Buona cucina a tutti!